credo adesso che lui riveda poi Van Gogh anche proprio se stesso e la propria concezione, l'artista come maschere, come caprettatorio, come sacrificato volontario. No? Un'opera di cui parlerò, un altro Van Gogh che l'altro amava, era un altro folle, forse sì, forse anche un grande capo politico, ma un certo Elio Gabalo. Ma adesso andiamo per ordine. No? Artaud scrisse il saggio con l'intento di denunciare una società dalla coscienza malata. Per riscattare il grande artista Van Gogh e la sua pittura, Artaud dice, la pittura di Van Gogh è forsennata, ma naturalmente è un'apologia di se stesso. Una leggenda alimentata dallo stesso Loeb vuole che quest'opera sia stata scritta in due pomeriggi, e naturalmente non è vero, no? Più o meno dura un certo periodo. Nel 1948, e il suicidato della società Van Gogh è l'ultima opera, l'anno dopo morì Artaud da solo nel suo pavillon, seduto di fronte al letto con la sua scarpa in mano, e forse per una dose letale del farmaco Cloral. Allora, prima di finire, vorrei farvi sentire alcune parole di Artaud, dei passi significativi delle opere e dei discorsi di Artaud. Allora, numero uno, Elio Gabalo, due, una sua intervista nel 1947 alla radio. Del suo memorabile, geniale Elio Gabalo, altra grande opera, Elio Gabalo o l'anarchico incoronato, cioè l'imperatore romano dell'inizio III secolo d.C., praticamente il terzo secolo dopo Cristo è quella che grazie ad Artaud diremmo l'epoca di Roma in cui tutti fottevano con tutti, no? L'inizio del terzo secolo. Elio Gabalo, sesto vario a Vito Bassiano, regnante con il nome di Marco Aurelio Antonino, per 4 anni, insomma, il doppio che Caligola, non so quando aveva regnato Caligola. Comunque lì... nel terzo secolo è un grande sport far durare gli imperatori, cioè 4 anni sono anche troppi, morivano anche dopo 6 mesi di trono, magari regnavano 3 contemporaneamente in quel secolo. Elio Gabalo, l'imperatore romano che nel terzo secolo portò nella capitale la religione solare incentrata sul dio siriaco Al-Gabal, che comportava la pratica della prostituzione sacra, che era praticata dallo stesso prostituzione sacra in senso anche omosessuale, praticata dallo stesso omosessuale, ma non credo solo omosessuale, Elio Gabalo. Dice Artaud, questo è l'incipit, no? E poi vi dico alcune frasi di questa grande opera. Se intorno al cadavere di Elio Gabalo, morto senza tomba e sgozzato dalla sua polizia nelle latrine del proprio palazzo, vi è un'intensa circolazione di sangue e di escrementi, intorno alla sua culla vi è un'intensa circolazione di sperma. Elio Gabalo è nato in un'epoca in cui tutti fornicavano con tutti. Ah, ecco, pensavo di averla inventata io, invece l'aveva detta Artaud questa frase. Un'epoca in cui tutti fornicavano con tutti, no? E né si saprà mai dove e da chi fu realmente fecondata sua madre. Per un principe siriano, quale egli fu, la filiazione avviene attraverso le madri, società matriarcale. E in fatto di madri, vi è intorno a questo figlio di cocchiere appena nato una pleiade di Giulie, e che esse influiscano o no su un trono, tutte queste Giulie sono delle fiere puttane. Altro passo, avere il senso dell'unità profonda delle cose e avere il senso dell'anarchia, riferita ad Elio Gabalo. Ciò che differenzia i pagani da noi, dice sempre Artaud, è che all'origine di tutte le loro credenze vi è un terribile sforzo per non pensare in quanto uomini, per mantenere il contatto con l'intera creazione, cioè con la divinità. So bene che il più piccolo slancio d'amore vero ci avvicina molto di più a Dio che tutta la scienza che possiamo avere della creazione dei suoi gradi. Ma l'amore, che è una forza, non va senza la volontà, non si ama senza la volontà, la quale passa attraverso la coscienza, è la coscienza della separazione consentita che ci conduce al distacco dalle cose, che ci riconduce all'unità di Dio. Si conquista l'amore prima attraverso la coscienza e attraverso la forza dell'amore, poi, solo dopo la forza dell'amore, prima la coscienza. Tuttavia, vi sono molte dimore nella casa di mio padre.
E colui che è gettato sulla terra con la coscienza dell'idiota, dopo Dio solo sa quali fatiche o quali colpe in altri stati o altri mondi che gli hanno valso la sua idiozia, ma con quel tanto di coscienza che gli necessita per amare, e amare in un distacco senza grandi parole, in un meraviglioso slancio spontaneo, colui al quale tutto ciò che è il mondo sfugge, tutto ciò che è il mondo sfugge, che dell'amore non conosce che la fiamma, senza l'irraggiamento e la moltitudine del focolare, avrà meno di quell'altro accanto, il cui cervello domina l'intera creazione e per il quale l'amore è un minuzioso e orribile scollamento. Ma l'idiota avrà sempre tutto ciò che può assorbire, godrà di una felicità chiusa, ma che riempiendo tutta la sua misura darà anche a lui la sensazione dell'immensità, sino al giorno in cui questo povero in spirito sarà spazzato via come tutte le altre cose, gli verrà ritirata la sua immensità. Verremo tutti giudicati, grandi e piccoli, dopo il nostro paradiso di delizie, dopo la felicità, che non è tutto, voglio dire che non è il grande tutto, cioè niente. Verremo mescolati. Verremo fusi sino all'uno, uno solo, il grande, uno cosmico, che presto farà posto allo zero infinito di Dio. Resta il fatto che Iogavalo, il re pederasta e che si vuole donna, è un sacerdote del maschile. Egli realizza in se stesso l'identità dei contrari, ma non la realizza senza fatica, e la sua pederastia religiosa non ha altra origine che una lotta ostinata e astratta fra il maschile e il femminile. Elio Gabalo, giunto a Roma, caccia dal Senato gli uomini e pone le donne al loro posto. Per i romani questa è anarchia, ma per la religione dei mestrui, che ha fondata la porporatiria, e per Elio Gabalo che l'applica, non vi è in questo che un ristabilire l'equilibrio, un ritorno ragionato alla legge, poiché è alla donna, la nata prima, la prima giunta nell'ordine cosmico, che tocca fare le leggi. Ultima, e così finisco, vi tolgo ormai questa fiumana Di parole, di certo. parole indecenti, inutili, folli, no? L'altre parole di Artaud, 1947, novembre 47, intervista radiofonica, edita in Italia per le edizioni del Sole Nero, 1983. Beh, insomma, non so, gli argomenti quali sono? Tre, direi. Dio, l'essere, sì, Dio, l'essere e la merda. Dice Artaud: laddove si sente la merda, si sente l'essere. L'uomo avrebbe potuto benissimo non andare di corpo, non aprire la tasca anale, ma ha scelto di andare di corpo, come avrebbe scelto di vivere, invece di acconsentire a vivere morto. Io vi rimando un po' a un certo Kundera, la metà dopo dell'insostenibile leggerezza dell'essere, fa uno stupendo, ma una stupenda definizione del kitsch. Non il kitsch come lo intendiamo noi, cioè lui dice il kitsch, Kundera, che cos'è? Insomma, noi abbiamo il mulino bianco, no? Vogliamo tutto il mondo mulino bianco, un mondo d'amore, Barilla, eccetera, eccetera, pacifista, ecologista, tutto ben pensante, politicamente corretto, no? E non ci deve essere, non si deve sentire la cacca in questo mondo, no? Allora, il kitsch, dice Kundera, è l'eliminazione della merda per rappresentare l'essere, che per Kundera è poi l'essere dell'utopia, del comunismo, ma anche di tutte le utopie, di tutto questo mondo, rappresentare l'essere in modo accettabile dalla comunità e della società. Artaud dice anche cose un po' diverse da Kundera. Continua Artaud in questa intervista: tutto questo, insomma, cioè l'uomo ha scelto di fare la cacca per non vivere morto, tutto questo perché l'uomo un bel giorno ha fissato l'idea del mondo. Due strade gli si offrivano, quella dell'infinito fuori, quella dell'infimo dentro, e ha scelto l'infimo dentro. Dio è un essere, se lo è merda,
se non lo è, non è. Io rinnego il battesimo e la messa. Non esiste atto umano che a un livello erotico interiore sia più nocivo della difesa sugli altari del sedicente Gesù Cristo. Ciò che è grave è che noi sappiamo che dopo l'ordine di questo mondo ce n'è un altro. Qual è? Non lo sappiamo. Lo spazio, il tempo, la dimensione, il divenire, il futuro, l'avvenire, l'essere, il non essere, l'io, il non io, non sono niente per me. L'uomo, quando non lo si tiene, è un animale erotico. C'è in lui uno spasimo ispirato, una specie di pulsare che produce bestie senza numero, le quali sono la forma che gli antichi popoli terrestri attribuivano universalmente a Dio. Questo, ciò che viene chiamato uno spirito. Se nessuno crede più in Dio, e tutti credono sempre di più nell'uomo. Antonin Artaud, 1947. Grazie. Sì, bellissime parole, difficile non stare ad ascoltare sostanzialmente, rimanendo di fatto in silenzio. Per chiudere davvero l'argomento, Artaud, per stare Alina, vorrei che confermami, insomma, lo chiedo davvero a te, vorrei far capire a coloro che ci stanno ascoltando in radio che questa meravigliosa poesia in prosa che riguarda il teatro, sì, ma che riguarda la società, è un'intervista. Sì, assolutamente, io dico poesia per la bellezza proprio delle parole e delle espressioni, in realtà vengono da un uomo fisicamente distrutto nei suoi anni, schizofrenico, preda di un tumore incurabile, non operabile, distrutto dal punto di vista proprio muscolare, una sorta di, apparentemente una, per gran parte della giornata, una larva umana. E poi disastrato dalla droga e poi però posseduto da questa grandissima frenesia e da un carattere, da una capacità di esibirsi sino agli ultimi mesi della sua vita. L'ultima sua esibizione in realtà in una conferenza a partire addirittura a pochi mesi prima della sua fine. Nel 47 muore nel 48. Esatto. Muore nel 48. Anni, sì. Esatto, quindi ci troviamo, confermami Ezio, di fronte ad una figura fisicamente distrutta, ma in realtà poi intellettualmente così vivace, forte, sì, e assolutamente. È scomodo, cioè comunque non dice cose che non stanno bene da sentire. Anche adesso fa un po' effetto, anche se ne vediamo di tutto e di più, no? In questa società, siamo come nella società di Elio Gamalo, tutto sommato adesso, no? Eppure Artaud ci incanta. Sì, scomodo allora, scomodo forse ancora oggi, fondamentale però ancora oggi per il teatro, fondamentale per le compagnie, fondamentale per la fisicità, assolutamente. Sì, sì.